Buongiorno ragazzi, siamo qui un'altra volta. Oggi vogliamo parlare di un treno classico per fare un po' Hot Bushcraft Survival e un treno di emergenza Peto Pack Hot Pack. Allora, questo è un treno della Miltech a 55 litri e questo della SBP a 65 litri. Oggi voglio far vedere cos'è la differenza del contenuto tra quella del treno di emergenza e quel treno normale, quello che utilizziamo quando andiamo a fare un po' di bushcraft. Se volete vedere come funziona, allora rimanete con me. Torno subito. Ripeto, 55 litri e 65 litri. Allora, cominciamo subito. Apriamo un po' i zaini e vedremo subito cosa mettiamo. Allora, io ho pensato al zaino di emergenza, conviene sempre un po' di lucette. Quelle tu spezzi e dopo alla fine shakeri e tu abbia 12 ore un po' di luce. Questa per esempio è una luce rossa. Mettiamo due, mettiamo qua il zaino di emergenza. Anche il zaino normale. Mettiamo due. Zaino di emergenza, consiglio anche un fumogeno colore rosso. Se siamo un po' in difficoltà, dopo cosa mettiamo? Allora, importante anche una cosa: sono i vestiti di cambio, no? Allora, questo qua io mi porto sempre una maglietta, un mutande e un paio di calzini come cambio. Questo mettiamo dentro il zaino normale. Invece qua del zaino di emergenza, pensato qua dietro, anche per rendere un po' più morbido dietro le spalle, dietro la schiena volevo dire. Dopo, cosa serve sicuramente? Serve un sacco a pelo. Per il zaino di emergenza c'è un sacco a pelo piccolo, va fino a 5 gradi, penso questo sarà sufficiente. Invece per il zaino prendo una della Miltech, sempre fino a 5 gradi, un po' più grande. Materassino. È un altro materassino molto leggero, preso questo adesso ultimamente, sono 450 grammi. Dopo cosa mettiamo ancora? Allora, un po' dico, l'importante secondo me è il zaino di emergenza, è un primo soccorso, se succede qualcosa, se ti fa male. Utilizziamo qua, prendo quella grande, invece uno più piccolo mette dentro il zaino normale. Copertura, io ho pensato su il zaino normale, io preferisco un tap, una
un telo da 3x3. Invece, sai, d'emergenza, pensato, si può utilizzare un telo, un tarp, o se no anche una tenda molto facile da montare, pesa 1,5 kg, pesa quasi niente e posso attaccare all'esterno, così c'è, sono coperto della pioggia, sta roba qua. Però per sicurezza io metterei pure un telo, un copritutto da pittore, è un 4x4, mettiamo qua dentro, non si sa mai. Se non ho tempo a montare queste cose qua, mi posso nascondere sotto il telo. Dopo, attrezzatura, allora, qua il senno del mare, io mi porto un'ascia multiuso, quella fa un po' di cose, presa da poco, se devo fare il legno per fare il fuoco. Soluzione di emergenza, piegamento non serve. Dopo, una pela sega della Silky, la Pit Boy, mi sono preso da poco. Questo sempre il senno normale quando andiamo fuori. Anche una pala. Invece il segno di emergenza, io direi anche una cosa, una sega per tagliare il legno, però molto più piccolo. Se per esempio ci troviamo nei campi, nella foresta, utilizziamo una sega. Comunque, giustamente serve anche un coltello, quello serve sempre, e un coltello anche per il segno di emergenza, dove alla fine ho preso un coltello, come vedete, nuovo. E c'è anche un piccolo coltello anche all'interno, con diverse lame. Sempre molto utile. Dopo, allora, da dormire abbiamo materassino, abbiamo la copertura, abbiamo su questo qua, giustamente servono anche paracord per tendere la tenda e il tarp, volevo dire. Se non volete utilizzare i pacchetti di legno fatto da voi, si possono anche utilizzare i pacchetti da in metallo, qui lo mettiamo qua dentro. Invece il segno di emergenza non serve perché sulla tenda già ci stanno i picchetti. Dopo, che possiamo utilizzare? Copertura per la pioggia. Allora, per la pioggia io direi una giacca antivento, antipioggia, sul zaino di emergenza e forse un poncho per il zaino normale. Dopo, giustamente, cosa serve a tutti e due? Sarebbe un spray a peperoncino. Il spray a peperoncino serve per difendersi da animali, però io penso anche un segno di emergenza. Se state fuori è un po' un rischio, perché per emergenza sta roba qua potrebbe essere, vengono anche, a, tra virgolette, anche animali a due piedi e devono rubare, che ne so, il zaino, roba da mangiare. Per questo preferisco mettere il spray a peperoncino al segno di emergenza. Dopo, prenderebbe io una power bank per il segno di emergenza, anche per un segno da uscita. Ma guarda,
illuminazione. Allora, Bazzano di Emergenza, una lampada con ricarica USB. È una lampada per la testa. Invece, se non era male, c'è una lampada da LED lenza. Lampada per la testa, come sempre. Luce bianca, rossa, blu e verde. Sul zaino di emergenza io prenderebbe pure un multi-tool. Se abbiamo da sistemare qualcosa, se abbiamo da svitare qualcosa, c'è un cacciavite dentro, un coltello, la lima, diverse funzioni. E per il zaino di emergenza si fa anche la radio, così sapete in che condizione ci siamo, che novità ci stanno. Per questo conviene una radio. Oltre a questo zaino di emergenza, io prenderebbe pure un filtro per l'acqua. Con semplice motivo, se mi trovo fuori possiamo andare a un fiume, se non c'è più l'acqua possiamo andare a un fiume o un lago. Riempiamo questo qua, prendiamo il filtro, mettiamo sopra e beviamo l'acqua, così almeno l'acqua abbiamo a sufficienza. Quella mettiamo sempre qua. E per sicurezza prendiamo anche, sono pasticche, si chiamano micropure, per purificare l'acqua. Un pacchetto mettiamo qua e un altro mettiamo pure dentro al zaino di emergenza, zaino normale. Dopo, fascette possono essere sempre utili per qualsiasi cosa da sistemare, che ne so, legare qualcuno se rompe il cazzo, può essere anche questo. Dopo alla fine da mangiare, attrezzatura, coltello, questi sono quelli classici da militare, cucchiaino, coltello, capatappi, mettiamo qua dentro. Uno di questi qua mettiamo pure al zaino di uscita. Dopo un accentino normale PIC con un po' di nastro e lo stesso anche il zaino normale. Dopo ragazzi, cosa possiamo mettere? Qua metterebbe pure un fischietto se ci abbiamo da dare un po' un segno a qualcuno, se vedremo da lontano. Per cucinare, che mettiamo per cucinare? Allora, su questo zaino qua io pensavo, dove sta? Qua, un piccolo fornellino per riscaldarsi, che ne so, un po' di acqua o il tè, quello mettiamo qua. Invece su questo zaino qua prenderebbe io anche un piccolo fornellino, quello mi sono fatto da me con la croce sopra, questo ci ho fatto vedere in un video, e quello mettiamo qua. Giustamente una tazza per questo zaino, anche per questo zaino qua. Dopo cosa serve ancora? Allora, secondo me serve una pietra focaia se non funziona l'accendino. Mettiamo anche una dentro il nostro zaino. Dove sta?
qua. Anche una busta per sacche di montezza, uno mettiamo qua. Anche un paio di guanti se abbiamo da lavorare o da sistemare qualcosa. Un po' di sacche di montezza mettiamo anche qua. Dopo pensato, portate anche una colla, questo serve a un ciano acrilico. Questo serve perché se si rompono gli occhiali, se si aprono delle scarpe, è sempre ottimo avere anche un po' di colla per sistemare. Mettiamo anche qua. Dopo, per la radio, lampada, sempre batteria di ricambi, così abbiamo questo, ci ha riempito abbastanza. Io prenderei pure un sacco, sono questi sacchi, quelli si chiudono ermeticamente, che ne so, questi si possono utilizzare per mettere dentro l'acqua, per vestiti sporchi, per il cibo. Questo è sempre utile. Invece qua mettiamo i guanti, quelli quella usa spesso per la montagna. Allora, per la igiene, ragazzi, qua ce l'ho il mio piccolo borsellino dove c'è dentifricio, un pettino, un po' di fazzolettini umidi, anche un filo per sistemare qualcosa, che ne so, un pantalone, qualcosa. Quello dovrei fare due, uno per questo zaino qua, uno il zaino di emergenza, però ci mettiamo qua. Dopo, importante, i cavetti per ricaricare il telefono. Abbiamo la power bank, allora si fa anche il cavetto. Lo stesso anche qua. Dopo, importante, cenno di emergenza, documenti, un po' di soldi. Quelle sono sempre importanti. Io ho messo questo anche sotto vuoto, così anche resistente all'acqua, se succede qualcosa, se si bagna. Allora, un po' di fazzolettini, se hai bisogno di andare al bagno. Invece qua utilizziamo direttamente la carta igienica. Così abbiamo da dormire, da lavarsi, da accendere il fuoco. Cosa manca ancora? Allora, cominciamo con un po' di cibo, acqua. Allora, io porterai al cenno di emergenza almeno 2 litri di acqua, non basteranno, però abbiamo anche il filtro d'acqua. Per questo potrebbe andare anche bene questo. Mettiamo qua dentro. E così direttamente questo zaino già possiamo chiudere qui. Allora, cibo, ci stanno questi cibo in scatola, quello preso un po' di tempo fa. Zaino di emergenza vuol dire siamo fuori da 2-3 giorni, massimo forse 5. Portiamo anche un po' di cibo, mettiamo uno qua e uno qua finché entra. E così abbiamo un po' di cibo. Se non passa questo cibo, giustamente non passa, tu imparato li so pochi, da 300 grammi. Allora, serve anche qualcosa per cucinare. Di là abbiamo il nostro pentolone in acciaio inox per riscattarsi l'acqua. Mettiamo questo. Anche un barattolo normale. Una tazza in acciaio inox sempre. E per entrare un po' di tactical food. Voi conoscete questo prodotto qua. Questo si riscalda un po' di acqua.
si mette dentro la busta, aspetta un paio di minuti, è pronto per mangiare. Poi lo mettiamo un po'. Così siamo a posto. Io anche direi a portare anche una bussola, questa un po' grande, anche un po' pesantuccio, dell'esercito, però se troviamo in emergenza almeno uno lo sa dove va. Anche la carta dopo giustamente saperebbe, no? Mettiamo sempre qua. E così abbiamo il nostro zaino di emergenza pronto, secondo me. Tenda. Lo stesso anche per il zaino normale. Tazza. Acqua, cibo. Certo, questo qua chiudiamo adesso. Perché questo qua c'è pasta. Ragazzi, dimenticavo una cosa, no? Per il zaino normale si fa anche qualcosa per cucinare. Qua io ho preso da Amazon un set dove abbiamo un coperchio, una paletta, una teiera, un pentolone grande col manico e una padella. Se no non mangiamo, no? Questo è sempre per riscaldare l'acqua, per fare, che ne so, un paio di uova e anche per riscaldare l'acqua. È leggero, in alluminio, è fatto con teflon, quello mettiamo qua dentro. Ok, allora quello si potrebbe anche portare anche un po' di corda, che ne so, potrebbe sempre servire. Io penso personalmente, io dico non serve, però se serve almeno abbiamo anche la corda. Questo zaino qua, come sempre, mettiamo un po' di acqua. Cibo, io metterai il tactical food come prima. Anche forse un po' di barattoli, dipende quanto tempo vogliamo stare fuori. Un paio di giorni, tre giorni, quattro giorni. Per un fine settimana si farebbe pure di meno. Potrete portare anche il caffè, il tè. Tutto quello che si farebbe. Allora, qua dentro si può anche portare la busta come il zaino di emergenza, per raccogliere il legno, per raccogliere l'acqua. Mettiamo qua. E una cosa in più, quella ho pensato io, un pannello solare. Questo per esempio è un pannello solare da 40 watt. Questo se siamo in montagna, nella foresta, se abbiamo un po' di sole possiamo caricare il telefono, la lampada e quella mettere qua.
sane d'emergenza, si potrebbe portare anche un piccolo pannello solare se vogliamo, però io porterebbe due walkie-talkie se abbiamo una persona vicino per rimanere in contatto con altre persone. Quello mi metterà anche qua col caricatore, e così siamo a posto. Alla fine, la differenza tra un zaino di emergenza e un zaino normale sono pochi. Questo serve se tu devi scappare, se c'è un diluvio, c'è una fuga di gas, altre cose brutte, quello potrebbe succedere a casa. Per scappare, zaino di emergenza, alla fine tu ce l'hai un po' di roba. Invece il zaino normale, quando tu esci fuori, fai Bushcraft Survival Outdoor, hai questo zaino per stare fuori, per divertimento soprattutto. Va, perché tu devi scappare. Qua tu esci per divertimento. Quando prendete vestiti, per esempio zaino di emergenza, io direi prendete vestiti normali, quelle vanno poco nell'occhio, perché se andate con i cosi così la gente potrebbe pensare male. O se no pantaloni, quelli di outdoor con una giacca verde, così siete anche un po' mimizzati se state fuori in montagna e foresta. Se state in città prenderebbe un po' di tonalità di grigio. Vabbè, io questa volta ho fatto vedere cosa abbiamo messo dentro, qual è la differenza tra quelle due, sarebbe alla fine relativamente poco. Se è piaciuto il video, come sempre, pollice in su, e iscrivetevi al mio canale, dico sempre, speriamo qualcuno prima o poi si iscriva, e niente. Se è piaciuto, lasciatemi anche un commento, mi farebbe piacere anche avere un commento, se qualcosa sarebbe ancora da aggiungere o quella non si dovrebbe portare. Vabbè ragazzi, è stato un piacere stare con voi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.